Durante i consueti controlli all'uscita del casello della 14, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Fano hanno arrestato un albanese di 42 anni residente a Tavuglia, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo infatti era sfuggito alla cattura nell'ambito dell'operazione Titano della polizia di Rimini, che nel mese di giugno aveva portato a 29 provvedimenti restrittivi nei confronti di italiani stranieri ritenuti responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, spendita di banconote false, estorsione e porto abusivo di armi. Ma questa volta il malvivente non l'ha fatta franca. Quando i militari hanno notato un Audi A4 station wagon, l'hanno fermata e hanno proceduto ad un controllo del conducente alla banca dati. Da qui è emersa sul conto dell'albanese un'ordinanza di custodia cautelare pendente emessa dal Tribunale di Rimini per reati legati alla droga. Il 42enne, fermato dai carabinieri a Fano, è accusato di aver organizzato l'importazione di 120 kg di marijuana con altri connazionali. Nel momento in cui i militari lo hanno tratto in arresto, lui si è dichiarato totalmente estraneo e vittima di un macroscopico errore giudiziario. Sul fatto che il giorno dopo l'operazione della squadra mobile fosse scappato di fretta e furia in Albania per fare ritorno solo di recente, ha preferito sorvolare. Ora si trova nel carcere di Villa Fastigi a disposizione dell'autorità giudiziaria di Rimini.